Io innanzitutto vi ringrazio per l'invito perché questa comunque è un'opportunità per creare in qualche modo dibattito, parlare, avere magari anche spunti di riflessione o comunque permettere ad altri di pensare, diciamo di seminare informazioni per riflettere. Ringrazio quindi il CIGIAM e l'Unione Regionale dei Comuni delle Isole Ioniche per l'invito, ma ringrazio te, Antonio e Lucia Trivigno perché ci fate essere qui. Allora, io anticipo una cosa, starò cioè, nel tempo che mi è dedicato, appunto un'ora, cerco di starci dentro, però volevo dire che passerò, diciamo, dalle slide a dei video, quindi vedrete un passaggio di queste due modalità e volevo presentare un attimo la società. F9 è una società di produzione cinematografica e computer grafica 3D per il patrimonio culturale di Potenza. E siamo fondamentalmente una sorta di laboratorio, è un laboratorio nato nel 2014. Infatti è un laboratorio composto anzi, che cerca di mettere insieme professionalità differenti. Quindi ingegneri informatici, elettronici, 3D artist, ma anche, quando è necessario, artisti e umanisti, perché poi con gli umanisti è importante avere la loro presenza per lo storytelling del patrimonio culturale. E lo facciamo, stiamo insieme per divulgare storie sul patrimonio culturale mediante le usuali tecniche cinematografiche, ma anche, giustamente, con le nuove tecnologie e quindi realtà aumentata, diciamo nuove, ma nuove non sono più, realtà aumentata, virtual reality e computer grafica 3D in genere. Ora, F9 nasce nel 2014, come dicevo. Vi faccio vedere subito un video, anche per tediarvi di meno. E nasce con un documentario dal titolo La ricerca della forma, il genio di Sergio Musmeci. È un prodotto cinematografico che racconta la storia della costruzione del ponte sul Basento e del suo geniale ingegnere. Il ponte è stato costruito agli inizi degli anni 70 ed è una delle poche opere infrastrutturali che la soprintendenza, diciamo, che il Ministero ha vincolato per interesse storico-artistico, quindi è un nostro patrimonio. Partner dell'opera erano il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, il MAXI, che è il Museo di Arte Contemporanea del XXI secolo di Roma, e l'amministrazione comunale di Potenza. Bene, cosa è successo con questo documentario del 2015, diciamo, visto per la prima volta nel 2016, si è riusciti in qualche modo a riaccendere i riflettori sul ponte e quindi anche la discussione sul suo possibile restauro. Tant'è che ad oggi, per fortuna, il Comune di Potenza ha avviato, diciamo, quel complicatissimo iter, perché è un iter complicato, di restauro di questo monumento, perché di monumento si parla. Ora, nel documentario c'è la voce di Sergio Musmeci, che è intervista in una vecchia intervista del 1978, che ci racconta del processo di font finding usato per arrivare al concepimento di questa ardita struttura. Noi abbiamo usato, ovviamente, come autore, abbiamo usato anche la computer grafica 3D per raccontare questo percorso di progettazione. E lo abbiamo fatto anche appoggiandoci a delle complesse nuvole di punti derivanti da un processo di fotogrammetria. Fotogrammetria da drone che poi rappresenta, diciamo, realizza, ricostruisce il ponte di Potenza e lo mostra come, diciamo, elemento cinematografico. Ora, però, proprio, diciamo, proprio la fotogrammetria e vi avvio un altro video, giusto così. Proprio la fotogrammetria diciamo, è lo strumento, la tecnica che utilizziamo di gran lunga per acquisire informazioni sul patrimonio culturale. E usare la fotogrammetria, che comunque è uno strumento, è una tecnica low cost perché permette tramite macchine fotografiche, droni e via dicendo, di catturare le immagini del patrimonio culturale e trasformarli in modelli tridimensionali, si inglobano, quindi si catturano migliaia di informazioni.
giga e giga di nuvole di punti che necessitano di essere semplificate e rese leggibili, accessibili anche a un pubblico non addetto ai lavori. Questi modelli da fotogrammetria, sono destinati, possono avere usi differenti. Diciamo, possono essere destinati alla cinematografia, è il caso del Ponte Musmeci, possono essere modelli dedicati al restauro e all'ingegneria, possono essere anche modelli dedicati all'interattività e quindi al gaming. Ma quando li utilizziamo in quest'ultima modalità, quindi nell'interattività e nel gaming, non è detto che non abbiano lo stesso rigore scientifico dei modelli usati nell'ingegneria o nell'architettura. Vi faccio vedere questo video perché Facebook ci ricordava, sapete, Facebook ricorda le memorie, no? Ci ricordava che anni fa facevamo un lavoro di fotogrammetria per un appalto di restauro della cattedrale di Irsina a Matera. Ora, questo ci ha permesso anche un po' di riflettere su ciò che siamo e sul percorso fatto fino ad oggi e sull'esigenza che abbiamo avuto nel tempo di trasformare i nostri modelli in modelli interattivi. Il modello 3D che vedete è stato utilizzato per uno studio, pensate, di macroelementi di collasso delle facciate, cioè da un punto di vista ingegneristico, quindi si tratta di il modello è stato utilizzato per produrre elaborati tecnici conoscitivi del manufatto, le analisi tematiche, analisi dei quadri fessurativi, quadri del degrado, ma tutto fatto appunto con fotogrammetria. Cosa è successo? Che lo stesso modello della cattedrale di Santa Maria Irsina è stato utilizzato da noi in più occasioni e in modalità diverse, con un'anima differente. Quello che vedete, ad esempio, è un 3D realizzato per uno spot dell'APT, dove la cattedrale di Irsina, in maniera onirica, è stata posta sulla testa di un'attrice. E quindi praticamente c'è un racconto della Basilicata onirico, in cui i monumenti, abbazie e castelli diventano oggetti che cambiano anima rispetto allo strumento tecnico 3D dell'elaborato tecnico, no? L'elaborato architettonico, ma diventano sempre più divulgativo, fino ad arrivare al modello. Vedete qui una serie di modelli presi da vari musei che abbiamo trattato in Basilicata e non solo, modelli che diventano interattivi. Quindi, cosa voglio dire in poche parole? Che se la finalità dell'acquisizione è un modello tridimensionale destinato ai lavori di restauro, il dettaglio del modello dovrà essere assoluto anche su scala millimetrica. Quello stesso modello, però, può essere rielaborato con finalità di divulgazione o di gaming, e in questi ultimi casi, diciamo, le informazioni vengono ridotte, ma il rigore scientifico non cambia. Ecco perché a un certo punto abbiamo avuto questa necessità. Cambiamo, aggiorniamo l'impresa, cambiamo, modalità, di rappresentazione. Che voglio dire con questo? Semplicemente che l'interattività. Perché parliamo di interattività? Ora vedete questa slide. Questa esigenza di interattività, questo esempio che abbiamo nell'uso dei modelli e del racconto del patrimonio in chiave interattiva e anche gaming, quindi, ci è data un po' dai videogiochi a cui siamo abituati a giocare. Ora, quello che vedete, siamo in un borgo fortificato del Toscano, è uno dei più belli d'Italia, è Monteriggioni, in provincia di Siena. Che succede? Che nel 2009 fu completamente ricostruito in 3D grazie a un team di storici e ricercatori per essere inserito in uno dei videogiochi più famosi al mondo, è Assassin's Creed, in questo caso Assassin's Creed 2, che è realizzato dalla casa, dalla nota software house Ubisoft. Il gioco in questione ha avuto costi di produzione di circa 20 milioni di euro, quindi qualcosa di inimmaginabile. Ha venduto circa 11 milioni di copie in tutto il mondo e pensate che il costo di una copia, se va bene, di 30 euro, ma può arrivare anche a 80-90 euro con i contenuti speciali. Quindi pensate che tipo di mercato, che quantità, che numeri di cui stiamo parlando. Il gioco che cosa ha fatto? Ha permesso agli utenti di tutto il mondo di camminare virtualmente
nelle vie del borgo medievale italiano. Ha permesso ai giocatori di affezionarsi ai luoghi, ai vicoli piuttosto che ai personaggi, tanto che alcuni gruppi di persone provenienti dall'estero, da fuori, dal fuori il borgo, hanno affollato il paese pur di visitare gli scenari del loro gioco preferito. Dove vogliamo arrivare? Al fatto che il videogioco è stato una vera operazione di marketing turistico, voluto o non voluto. Nel 2010 si è verificato un incremento di circa il 30% del numero di visite sul numero di persone che hanno avuto l'ingresso al museo oppure nei camminamenti delle murature. Sebbene alla fine, parliamoci chiaro, non è possibile quantificare l'impatto numerico reale che il gioco ha avuto sui flussi turistici, perché è di difficile quantificazione. È importante sottolineare però che dal risultato di un'indagine realizzata dallo stesso borgo, dallo stesso comune, risultato che su un campione di turisti una buona parte ha affermato di aver conosciuto Monteriggioni proprio grazie al videogame. Io sono uno di quelli, ad esempio, quindi rientro in quella statistica. Ora, quale migliore, diciamo, esempio per parlare di interattività e valorizzazione del patrimonio culturale? C'è una cosa, da dire, non è un caso, ad esempio, sempre per parlare di interattività e gaming, che il Ministero della Cultura tempo fa ha annunciato che il videogioco è un'opera d'arte e praticamente viene riconosciuto come frutto dell'ingegno creativo, ma per fortuna, aggiungo io, il MIUR, che è il Ministero dell'Istruzione, incentiva da tempo l'utilizzo del gaming e ne è un esempio il Piano Nazionale Scuola Digitale. Cosa fa il Piano Nazionale Scuola Digitale? Sostiene l'utilizzo delle tecnologie digitali nelle scuole di secondo grado, quindi le superiori, come le chiamiamo noi, integrando quindi la cultura multimediale con quella scolastica e familiare attraverso l'uso dei nuovi media. Anche vecchi, se vogliamo, cinematografici, ma comunque dei media. In Italia cosa sta succedendo? Che il settore è fortemente in crescita, con numerose start-up in grado di sviluppare prodotti di elevatissima qualità. E in poche parole si tratta di officine creative che possono contribuire attivamente a nuovi modi di conoscere e di apprendere. Ora, questo bisogna stare attenti che non riguarda soltanto il videogioco in quanto tale, ma tutto ciò, quello che riguarda l'interattività e l'uso delle tecnologie anche nei percorsi museali. Veniamo a noi, e vediamo un prodotto realizzato nel 2000. Per noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2017, ma è stato inaugurato nel 2018, è Inventum Game. Quando poco fa, appunto, dicevo che come impresa abbiamo avuto la necessità di realizzare un upgrade delle nostre competenze, mi riferivo proprio a questo gioco, Inventum Game, che è un gioco in realtà aumentata 3D dedicato alla scoperta del parco archeologico di Venosa, in provincia di Potenza, che è realizzato sottoscrivendo un accordo di partenariato con la Direzione Regionale Musei della Basilicata. Allora, che cosa è successo? Ci è stato chiesto di investire nelle nuove tecnologie di divulgazione, appunto, per il patrimonio culturale e quindi di spostare sensibilmente il nostro asse imprenditoriale dalla cinematografia pura all'uso del 3D interattivo a servizio del gaming e dell'allestimento museale, rispondendo quindi a un bando e quindi ripensando il nostro modo produttivo. Abbiamo deciso di cogliere questa un'opportunità, perché di un'opportunità si tratta, e abbiamo partecipato al bando Cultura Crea, promosso dall'allora MIBACT, quindi Ministero, e gestito da Invitalia SPA. Che cosa succedeva? Era la prima volta che il Ministero, invece di dedicare fondi al restauro, concentrava molte risorse, circa 130 milioni di euro, alla valorizzazione del patrimonio culturale. Lo faceva su cinque regioni del Sud, quindi la Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Il bando prevedeva semplicemente l'avvio di un piano di impresa per la divulgazione del patrimonio culturale
e di un relativo investimento della società per l'avviamento dell'attività, a fronte fondamentalmente di un 40% a fondo perduto. Come funziona il gioco di Inventum Game? Praticamente puntando lo smartphone sui vari pannelli informativi disseminati nel parco, l'utente può visualizzare personaggi e scenari e raccogliere informazioni. Il percorso parte dalle terme dell'età imperiale fino ad arrivare al complesso della Santissima Trinità, dove è sepolto Roberto il Guiscardo che vedete nell'immagine, che è anche il cicerone d'eccezione del videogame, il Terror Mundi. Cosa succede? Che il potenziamento di impresa ci ha permesso di acquistare nuova e più prestante tecnologia. Quindi i modelli 3D del parco archeologico di Venosa sono stati realizzati a partire da nuvole di punti fotogrammetriche effettuate da drone, con modelli pieni di informazioni e molto difficili da gestire. Ecco perché successivamente sono stati alleggeriti e semplificati. Vedete qui la freccetta di collegamento nell'immagine che dalla nuvola complessa si passa a una semplificazione che permette di leggere i modelli dagli smartphone, anche quelli diciamo un po' più obsoleti, se vogliamo. Succede anche un'altra cosa, che i 16 personaggi che popolano i 6 scenari di Inventum Game sono stati animati partendo dall'uso di mo tutte motion capture. Badate bene che mo le tutte motion capture, quando siamo partiti con l'attività nel 2014, avevano un prezzo di 30.000 euro. La tecnologia che corre va velocissima, fa scendere il prezzo di queste tute nel 2016-17 a 5.000 euro. Quindi pensate che cambio di anche che facilità di accesso maggiore c'è potuto essere verso la tecnologia. Queste tute che cosa sono? Sono tute cosparse di sensori wireless che permettono di catturare i movimenti delle articolazioni del corpo. E le trasferiscono a personaggi 3D, quindi le fanno diventare un'animazione dinamica. Questa introduzione tecnologica non solo ci ha aumentato, diciamo, la produttività nel campo della character animation, ma ci ha aperto anche in seguito molti altri mercati. Ora, un attimo, ecco qua. Cosa succede? Che la scelta imprenditoriale è stata quella di legare indissolubilmente, scusate, il gioco al parco archeologico. Per questo, per vivere completamente l'esperienza, l'utente deve raggiungere il parco. Inventum diventa così un accompagnamento alla visita. Ma lo stesso applicativo, guardate bene, questo è importante per noi, costruito sulla tecnologia. Al termine del percorso invita l'utente a spegnere lo smartphone e a guardarsi attorno, perché siamo estremamente convinti che, acquisite le informazioni che la tecnologia ci può dare, quindi in questo caso l'applicativo, la storia e il patrimonio culturale vanno vissuti e sentiti senza filtri. Ok? Quindi è una cosa imprescindibile, imprescindibile. Ecco, è successo che l'anno dell'inaugurazione diciamo, una modalità premiante di lavoro è stata quella di coinvolgere i ristoratori, gli albergatori e diciamo, il tessuto del commercio locale all'interno del gioco, con il gioco. Cioè l'abbiamo fatto con una cartolina. La cartolina che presentava quindi una modalità demo di realtà aumentata è stato un motivo di praticamente di facile condivisione fra operatori e ha permesso anche di fare il passaparola, soprattutto nel periodo estivo, quando la città di Venosa è popolatissima. Per capire meglio, ecco. Vi dico due parole facendo scorrere questo video, così capite anche cosa significa l'interattività e la partecipazione dei ragazzi, delle persone con l'uso della realtà aumentata in un parco archeologico. Diciamo che ci sono diversi punti di vista con cui leggere i risultati ottenuti con Inventum. Il primo è squisitamente di impresa, cioè questo progetto ci ha permesso di potenziare l'azienda
e contemporaneamente di inserirci in un settore già consolidato di competenze pregresse e con nuova esperienza acquisita. Quindi stiamo sempre più mettendo al servizio del patrimonio culturale e della divulgazione le tecniche collegate al 3D e alla possibilità anche di raccogliere dati sul patrimonio culturale e sui beni archeologici. Quindi il nostro obiettivo e trasformare le informazioni acquisite in prodotti gestibili e comprensibili all'utente comune, senza che i contenuti però perdano mai il rigore, come già detto in precedenza. Infine, l'obiettivo raggiunto è il ritorno in termini di conoscenza e reputazione del patrimonio culturale, che non va sottovalutato. Inventum, e con Inventum, quindi di Venosa, del Parco Archeologico, si è parlato in eventi nazionali e vetrine prestigiose, con ricadute anche sulla reputazione di Venosa e del suo parco archeologico. L'esperienza è stata considerata come un esempio positivo alla BIT di Milano, agli IBI dei di Ferrara, con cui abbiamo stretto amicizia anche con Maurizio, che parlerà dopo di me, nel campo scolastico al Media Show, alle Olimpiadi Internazionali della Multimedialità. Come vedete nel video, qua c'era un video della fotogrammetria, quindi di come viene semplificato il modello. Passo un altro, siamo sempre a Venosa, però questa volta che cosa succede? Per la nostra azienda Inventum è stato praticamente una scommessa, un'opportunità per inserire il modello il nostro modello di produzione dei contenuti digitali nel settore del patrimonio culturale. Allora, negli ultimi anni, proprio grazie ai risultati e alle modalità positive di collaborazione messe in atto con Inventum, abbiamo avuto altre occasioni, sia locali, sia quindi in Basilicata, sia nazionali. Quando parliamo di videogioco e patrimonio culturale, l'accezione che diamo, assimiliamo, diciamo, il termine a qualunque esperienza di tipo interattivo che prevede il ricorso alla tecnologia e alla distribuzione dei contributi scientifici. Questo è il caso appunto del Museo Archeologico Nazionale Mario Torelli di Venosa, in capo alla Direzione Regionale Musei della Basilicata. Il nuovo spazio espositivo è stato inaugurato esattamente un anno fa, il 17 maggio 2021, quindi questo mese ha compiuto il compleanno, ha fatto il primo compleanno. Ed è, diciamo, lo possiamo dire, il primo museo della Basilicata che si rinnova completamente nel percorso espositivo, anche tecnologicamente. Proprio grazie quindi alla realizzazione di Inventum, cosa succede? L'impresa Nei Restauro e Costruzioni di Genzano, che è aggiudicataria dell'appalto per il restauro del castello e per il rinnovo del percorso museale, diciamo, ci chiama a far parte dell'equipe formata da diverse competenze. Fra queste competenze, una nutrita commissione scientifica, importantissima commissione scientifica che ci ha permesso di avere le informazioni, quindi la ciccia, come si suol dire, no? Avere le informazioni da mettere all'interno del museo. E praticamente, scusate, è partito il video in automatico. La commissione era composta dalla dottoressa Erminia Lapadula della Direzione Regionale Musei della Basilicata, dalla dottoressa Sabrina Mutino della SABAP Basilicata, la professoressa Maria Luisa Marchi dell'Università di Foggia e la dottoressa Tonia Giammatteo, archeologa di Venosa. Grazie, diciamo, al loro indispensabile contributo è stato possibile realizzare tutto ciò. E si è creato anche uno stretto rapporto collaborativo e di amicizia, tant'è che simpaticamente a un certo punto, vista la mole di lavoro che c'era da affrontare, era diventato, cioè ci dicevamo fra di noi, passiamo la domenica al museo, nel senso che non è che andavamo a visitare il museo, stavamo lì la domenica a lavorare perché potessimo essere pronti per l'inaugurazione. Quindi c'è stato un bel lavoro fatto, che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Parte un video e vi dico che il percorso semplicemente si sviluppa in sei sezioni che vanno dalla fondazione della colonia latina di Venusia, passando per la ricca sezione dedicata all'impero romano e arrivano fino al Rinascimento.
epoca della costruzione del castello Pirro del Mazzo, Balzo. In questo caso la tecnologia è composta da touchscreen pieni di modelli 3D interattivi, ricostruzioni di ville, domus, terme, cattedrali, che possono essere interrogati dall'utente e che mostrano come queste architetture si sono trasformate nel tempo. Nella sezione dell'impero, uno spazio importante è dedicato ai videomapping. Questi sono importanti soprattutto per l'interattività dovuta a sensori di prossimità che permettono al visitatore di attivare la videoproiezione a suo gradimento. Quello che si vede, è praticamente un gioco di luci. Uno dei più importanti è quello che vedete nel video, è proiettato sul mosaico e sull'affresco di una stanza delle Domus. Praticamente dei fasci di luce e dei giochi di luce e geometria accendono i riflettori su questi reperti e vogliono essere una sorta di omaggio al lavoro dell'archeologo che attraverso la ricerca, effettivamente così è, attraverso la ricerca e lo studio riesce a riportare alla luce ciò che la natura e il trascorrere del tempo hanno nascosto per millenni. Ora, andiamo avanti. Ecco qua, questa immagine è importante per noi per un motivo. La più grande soddisfazione che si ha dopo la realizzazione di un museo di questo tipo è il libro del museo, il libro che alla fine del percorso permette agli utenti di lasciare un pensiero. Ora, 24.000 sono le visite che ci sono state al museo quest'anno e considerate che è stato inaugurato nel periodo della pandemia, a maggio. Quindi ancora non si è nel vero pieno diciamo, del percorso turistico. E 24.000 visite sono un bel numero. Ogni tanto torniamo appunto al museo perché una cosa importante è stato il dialogo con i dipendenti del museo, perché inserire nuova tecnologia in un allestimento museale significa anche creare un rapporto di dialogo non solo con le direzioni, ma delle istituzioni, ma con i dipendenti, perché sono loro quelli che poi necessitano di un aiuto oppure che devono essere aggiornati e informati di come una tecnologia funziona e di quali eventuali problemi possono nascere nell'uso di quella tecnologia. Vado avanti. Ci spostiamo a 1.000 km da qui, arriviamo ad Aosta Digitale, ci spostiamo appunto in Val d'Aosta, dove con i nostri amici di Geocart SPA e Digital Lighthouse stiamo ultimando un bellissimo progetto i cui committenti sono la Regione Val d'Aosta in collaborazione con la Soprintendenza regionale. E si concentra, oltre che sul ricco patrimonio dell'antica Augusta Pretoria, anche sul sito megalitico di San Martin de Corleanda. Michele, scusa l'interruzione, potresti andare un po' più lentamente Sì, per la traduzione? Ok, hai grazie. ragione, scusa Eleni. Quindi dicevo, l'intero progetto è sviluppato con un Serious Game, che è tradotto in più lingue, in italiano, in francese e tedesco. Questo per coinvolgere un pubblico internazionale il più vasto possibile. L'applicativo sarà scaricabile e giocabile a distanza. Il target di riferimento di questo gaming, contrariamente a quanto si possa pensare, a quanto che è un luogo comune diffuso, associare un gaming ai ragazzini, diciamo quindi il target di riferimento non è esclusivamente quello giovanile. Il mercato videoludico, circa il 62%, scusate, il mercato videoludico italiano, co contempla circa un 62% di videogiocatori con un'età compresa tra i 25 e i 55 anni come utilizzatori appunto di queste tipologie di media.
E questo ce lo dice la ESVI, che è l'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani. Quindi un 62% di videogiocatori ha un'età compresa tra i 25 e i 55 anni. Quindi il nostro intento nel creare il videogioco è appunto di prendere una fascia ampia di pubblico. Grazie a questo mobile game, Aosta Digitale, l'innovazione per la storia, questo è il suo nome, il target di riferimento può conoscere la storia di Aosta, vederne gli scenari e potrà approfondire l'esplorazione entrando nei siti principali solo attivando il livello successivo del gioco, che è una mappa interattiva. Ok? Ora, ecco qui, vi faccio vedere questo screencast. Il giocatore praticamente deve recuperare le pagine del diario di William Brockedon, che è un famoso pittore e inventore inglese, facendo un viaggio nella città di Aosta, ricca di storia, cultura e curiosità. Attraverso la risoluzione di 23 enigmi, collegati a 23 punti di interesse storico-artistico, l'utente potrà, e quindi il giocatore potrà sbloccare il ritrovamento delle pagine perse da Brockedon per ottenere come ricompensa la soluzione e la divulgazione delle informazioni sul patrimonio culturale di Aosta. Abbiamo voluto fortemente legare diciamo il videogioco alla mappa interattiva in un unico applicativo che dialogasse anche a livello grafico. Quello che vedete è la mappa ricostruita della città di Aosta. Ci sono alcuni target nodi che sono appunto i siti di interesse. E questo cosa ci permette di fare? Ci permette gli utenti di Aosta, o meglio, chi vuol giocare il gioco lo può fare da fuori Aosta, ma chi sta ad Aosta, ha la possibilità di configurare un vero itinerario customizzato in cui aggiungere i siti culturali di interesse e quindi calcolare un percorso georeferenziato. Quindi che cosa succede? Che l'applicativo porta una georeferenziazione dell'utente all'interno della mappa d'Aosta e l'utente man mano che si avvicina a uno dei siti archeologici, fra cui il Teatro Romano, la Basilica di San Lorenzo, che è una basilica del V secolo, l'area del Foro e del Criptoportico, oppure l'area megalitica di San Martin de Corlean, avrà la possibilità di prendere informazioni oppure di usare la realtà aumentata. Perché un altro punto e obiettivo è stato quello, ecco qui nell'immagine vedete un test, questa è la fase di testing, è stato possibile creare dei modelli tridimensionali di ricostruzione dei beni archeologici che si traccano, quindi si collimano fra reale e virtuale, quindi si sovrappongono, ecco diciamo così per Eleni, si sovrappongono reale e virtuale in un'unica visualizzazione, e l'utente ha la possibilità di poter capire che tipo di costruzione, insomma, c'era millenni prima. Insomma, a breve sarà disponibile e noi siamo orgogliosi di aver lavorato a un prodotto del genere. Torniamo in Basilicata. Questo che vedete è ancora un videogame, è Hold the Hat. Se volete sbirciare, c'è il link lì sotto www.holdthehat.it. È un videogame per smartphone e quindi è scaricabile dagli store iOS e Android. Fa parte di un progetto di divulgazione del patrimonio culturale nato per la valorizzazione di una capanna arcaica che è datata alla fine del VI secolo a.C. È stata rinvenuta nel comune di San Chirico Nuovo, in provincia di Potenza. Il reperto è stato scoperto durante un'operazione di sorveglianza archeologica, quindi archeologia preventiva, così l'abbiamo imparato anche noi, questo termine lo usiamo molto spesso perché ci piace tanto.
nel corso praticamente dei lavori per la realizzazione di un impianto eolico coordinati sul campo dalla dottoressa Lucia Colangelo. E la particolarità dell'operazione, che poi da subito ha destato il nostro interesse e la volontà a parteciparvi, è stato il fatto che quell'antico reperto, al fine di essere tutelato e non essere perso con le continue arature dei campi, è stato spostato e dislocato, quindi 40 tonnellate spostate e dislocate, in un'area all'interno del paese di San Chirico Nuovo, che mostrava delle, diciamo, delle peculiarità simili al luogo d'origine. Onde at, vediamo un poco, un attimo che vi... Scusate, vi faccio partire il video. Ecco qua. Così io ci parlo sopra e voi potete vedere e capire meglio quali sono stati i passaggi. Fondamentalmente, grazie a quello che si configura come un vero e proprio... un vero e proprio intervento di archeologia pubblica, la collaborazione tra imprese, istituzioni e organizzazioni private, coordinate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha sviluppato una serie di azioni sistematiche per la tutela del reperto, ma anche per la sua valorizzazione. La direzione scientifica del progetto è della dottoressa Sabrina Mutino, che è funzionario archeologo della Sabat Basilicata. Olde At ha voluto cogliere una sfida basata su due obiettivi principali: raggiungere e coinvolgere un pubblico ampio e divulgare una scoperta di notevole valore storico e archeologico. A marzo del 2020, che cosa è successo? Quando abbiamo iniziato nel pieno, diciamo, delle lavorazioni per la produzione di questo Serious Game, l'emergenza sanitaria da Covid ha costretto la nostra società e l'equipe che ci lavorava a ripensare il modello di fruizione del bene in chiave gamification. Cioè, in corsa è successo che abbiamo dovuto ripensare quello che avevamo pensato inizialmente e ritrasformarlo, e questo ci ha permesso, alla fine con gioia lo dico, di trasformare, di mutare il prodotto iniziale in un videogame, in Olde At. È diventato un videogioco per smartphone e tablet disponibile in due lingue, sia in italiano sia in inglese. Il videogioco è composto da 4 episodi fondamentalmente. I primi 3 sono giocabili ovunque. L'ultimo episodio, è basato sulla realtà aumentata e l'utente può completarlo puntando lo smartphone sui pannelli informativi situati nei pressi della capanna, oppure puntando sulla cartolina che riproduce il target, che è scaricabile dal sito che vi ho detto prima, www.oldeat.it. Diciamo, ciò che muove questa impostazione è un tentativo di coinvolgere gli utenti in due momenti. Prima, a distanza, e poi direttamente nella struttura di San Chirico Nuovo, perché sappiamo che certi contesti, anche lucani, sono difficilmente raggiungibili. Quindi è molto più facile raccontare di quell'esperienza e di quel patrimonio culturale. Ecco, intanto nel frattempo, nell'immagine, vedete lo spostamento della capanna che è stata tagliata, sapientemente tagliata dagli archeologi della soprintendenza e poi rimontata in loco, nel belvedere del paese. Lo scopo del gioco è stato quello di raggiungere il massimo, praticamente lo scopo del gioco è quello di raggiungere il massimo del punteggio, ok? E lo si fa attraverso questi 4 episodi. Il primo episodio è una sfida contro il tempo, praticamente completando dei puzzle, dei reperti archeologici che sono venuti alla luce nell'area di ritrovamento della capanna, l'utente può approfondire gli usi e i costumi delle popolazioni dell'epoca. Qui vedete una ipotetica famiglia arcaica. Il secondo episodio invece racconta dello spostamento della capanna al belvedere. Il terzo invece permette di capire, di conoscere le modalità di costruzione delle antiche strutture
realizzate in quel posto, semplicemente smontando la capanna fino ad arrivare al ritrovamento dello stato attuale della struttura di fondazione. E l'ultimo episodio è invece un episodio che si gioca direttamente sul posto. Cosa succede con All the Hat? Ci fa piacere una cosa, molto molto piacere. All the Hat è stato inserito all'interno del catalogo di Italy for Movies. È il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva realizzata per il Ministero della Cultura da Cinecittà. Ora, Italy for Movies è una banca dati nazionale che è suddivisa per regioni, quindi andando a smanettare, scrivere Basilicata, per noi è un onore, un piacere che fra i titoli, insomma fa anche un certo effetto per noi, fra i titoli di No Time to Die, I Matataranni, I Moschettieri del Re, c'è All the Hat, ma c'è anche Inventum Game. Questo per noi sicuramente è un motivo d'orgoglio. Una cosa importante è che, come per Inventum e come per tutti gli altri prodotti, è diciamo, il patrimonio culturale raccontato con queste modalità divulgazione permette anche di aumentare la visibilità di certi posti difficilmente raggiungibili, alcune volte anche difficilmente raggiungibili per i collegamenti. Ad esempio, qui cito, The Hat è stato ospite l'estate scorsa alla festa etrusca organizzata nel Museo Etrusco Nazionale di Villa Giulia a Roma, grazie a Entertainment Game Up di Maurizio Amoroso. È una festa importantissima in cui si è parlato e si parla di queste esperienze, di esperienze del patrimonio culturale. Quindi ecco che c'è la possibilità e la capacità di poter parlare del nostro patrimonio culturale in altri contesti. Ecco, c'è sempre un ritorno in termini di divulgazione. Arriviamo a questo museo. Questo è un museo particolare, il MAFE, il Museo Civico Archeologico di Ferrandina. Siamo in provincia di Matera. Già nel 2007 è stato rinvenuto grazie a uno scavo condotto dalla dottoressa Erminia Lapadula, che è un funzionario della Direzione Regionale Musei, un frantoio di epoca lucana. E qui il progetto FARC, Ferrandina Archeologica, scusate, e l'Università degli Studi della Basilicata, insieme all'amministrazione comunale, hanno ben pensato di modernizzare, quindi rendere fruibile al pubblico i reperti scoperti in quelle zone. E lo hanno fatto realizzando nell'ex convento di San Domenico a Ferrandina, un convento se non sbaglio, del 1200, molto molto bello, un museo civico. Che cosa succede? Che nel museo civico In questo museo civico la tecnologia varia dal racconto dell'epoca arcaica all'epoca lucana fino al racconto della nuova fondazione di Ferrandina. Al suo interno ci sono video, pannelli esplicativi, touchscreen con diversi modelli da indagare. Tra i modelli realizzati c'è anche l'ipotesi ricostruttiva del castello di Uggiano, che vedete nelle immagini, che è un rudere dal fascino particolare, tuttora non visitabile, che merita però di essere restaurato e valorizzato. Si è pensato quindi di dargli rilievo all'interno del percorso attraverso una videoproiezione con la ricostruzione del castello in 3D. Ora guardate questa immagine, stiamo volando su una cronolfiera. Siamo in una delle sale dedicate all'immersività, alla virtual reality, che insieme all'interattività, quindi immersività e interattività, è uno degli elementi chiavi dell'esperienza virtuale, perché contribuisce ad aumentare la percezione e il senso di presenza all'interno di uno spazio virtuale. Allora,
Questo è sicuramente il prodotto che ci ha maggiormente entusiasmati durante la sua realizzazione, sia per i risultati ottenuti, in quanto la tecnologia VR permette di arrivare a visitare luoghi o strutture difficilmente raggiungibili dai non addetti ai lavori e da utenti diversamente abili. E quindi per noi è stato interessante perché si tratta di una vera ricostruzione immersiva. Ci si trova su una crociera, come dicevo prima, al di sotto si vede la piana di San Giovanni con la ricostruzione del suo antico abitato e delle mura, ed è possibile praticamente entrare in una dimora lucana, ve lo faccio vedere qui, dove praticamente in maniera interattiva è possibile prendere dei reperti che sono custoditi nel museo di Metaponto, quindi prendere con le proprie mani dei reperti, indagarli, prendere le informazioni e diciamo acquisire quindi storia in maniera del tutto diversa dal solito. Vado avanti, mi sposto all'ultimo, Pietragalla Project. Pietragalla Project non è una realizzazione di un prodotto multimediale per un museo in particolare. Pietragalla Project VR Experience è un'esperienza virtuale di virtual reality dedicata al sito di Monte Torretta di Pietragalla a Potenza, che F9 ha realizzato collaborando con le università Sorbona di Parigi e Humboldt di Berlino, i cui responsabili scientifici, diciamo, del progetto sono i professor Capozzoli, Alain Dupuy e Agnès Higgins, e con la supervisione scientifica della dottoressa Sabrina Mutino della SABAP Basilicata. Che cos'è Pietragalla Project? Io faccio partire quest'altro video nel frattempo. Eccolo qui. Pietragalla Project è un applicativo VR che divulga attraverso un viaggio immersivo tramite gli Oculus Rift le principali tappe della ricerca scientifica sviluppata sul sito di Monte Torretta di Pietragalla negli ultimi decenni. Cerco di andare piano perché sennò questo sito archeologico è infatti uno degli insediamenti fortificati meglio conservati della Basilicata, ed è al centro del progetto di ricerca internazionale Pietragalla Project. Ora, questa demo, perché è importante? Perché è stata sviluppata e realizzata da F9 e dagli allievi del master non universitario in computer grafica 3D per il patrimonio culturale organizzato dall'ente di formazione Eudaimonia di Potenza e di cui la nostra società aveva la direzione scientifica. Dopo un lungo percorso di formazione, stiamo parlando di 600 ore di formazione, 300 ore di stage, i nuovi professionisti del virtuale, alcuni dei quali tutt'oggi lavorano con noi, sono sotto la nostra, diciamo, direzione, hanno realizzato uno spettacolare prodotto che è quello che vedete nelle immagini, capace di raccontare delle ricerche legate a questa antica città fortificata. Diciamo che la squadra si è concentrata sul racconto del lavoro dell'archeologo, quindi non tanto sul sito sempre, ovviamente, ma è il lavoro dell'archeologo che la fa da padrone e che permette di raccontare nel suo studio, lo studio dell'archeologo, i reperti custoditi al Museo Provinciale di Potenza, fra cui un importante importanti frammenti, insomma. Ora cosa succede? Che la cosa importante da sottolineare di questa esperienza che ha a che fare con l'insegnamento è il trasferimento di know-how, cioè come impresa ci siamo trovati spesso a riflettere sulle difficoltà di far passare ciò che facciamo in un territorio come quello lucano, dove il settore specialistico della computer grafica 3D non è ancora un settore di punta del tessuto produttivo, quindi non è
non sta a un livello alto. Per questo progettiamo e organizziamo dei percorsi formativi di questo tipo, per percorsi formativi di computer grafica 3D per il patrimonio culturale, proprio per creare e addestrare nuove leve a questa modalità di lavoro. Quindi il trasferimento di know-how non deve essere visto come un rischio per l'impresa, quasi la formazione di nuove leve costituisse solo il primo passo per creare dei nuovi competitor. Attenzione, la nostra esperienza invece ci dice che per l'azienda invece la formazione diffusa è un vantaggio competitivo e le persone che abbiamo formato oggi collaborano con noi, sono fresche, sono brave, sono capaci e permettono di portare nuove informazioni all'intera. Diciamo all'intero lavoro, all'intero studio. Quelle che vedete sono le foto durante il lavoro di costruzione, gli stage. Ecco, questo è il metodo agile usato per raggiungere l'obiettivo e per far sì che i ragazzi, mettendosi insieme anche insieme a noi, lavorassero e producessero quello che poi è un prodotto che alla Sorbona hanno come prodotto e possono visualizzare. Allora, io ho concluso, vi lascio con un invito. Quello che vedete è Ruoti Graphic Novel, è una pinacoteca a cielo aperto. È un momento in cui dei personaggi illustri della città di Ruoti, che è in provincia di Potenza, vengono raccontati sulle mura del paese in grandi quadri, 4 metri per 2, 3 per 3, ne vedete uno, ma il tutto sarà inaugurato il 2 giugno. Vi lascio con questo video. Questa è una modellazione realizzata per Ruoti Graphic Novel. Ruoti Graphic Novel, appunto, quindi dicevo, è un percorso dove si vede, si racconta di queste persone, della storia del paese, della villa romana del paese, dei personaggi che hanno affollato e abitato quel paese o comunque che hanno le radici in quel paese, sono anche molto importanti. E lascio questa immagine, vi lascio con questo video anche perché molte volte le imprese come la nostra vengono scambiate per imprese, punto. No, siamo dei lavoratori creativi e culturali. Lavoriamo, creiamo e il nostro know-how viene messo a disposizione. Una prima domanda, ci sono in programma corsi futuri? Di Nunzio Leonetti. Sì, ci sono, è esattamente la seconda edizione di computer grafica 3D per il patrimonio culturale, cioè quella che ci ha portato a fare Pietragalla Project, che inizierà, se non erro, a ottobre, settembre-ottobre, fine settembre, inizio di ottobre. Sono percorsi lunghi dove si chiede alle persone di crederci innanzitutto e di far prima di tutto tabula rasa delle informazioni che si hanno al proprio attivo per poi invece rimetterle in piazza durante lo stage, perché la conoscenza e anche la multidisciplinarità è fondamentale per realizzare prodotti di questo tipo. Quindi sì, la risposta è sì. Ah, una cosa importante, questa nuova edizione punterà sull'accessibilità, ovvero computer grafica 3D, ma con l'accessibilità. Ormai siamo arrivati al punto, siamo nel 2022, non si può più non pensare a un optional, come all'accessibilità come fosse un optional, quindi che sia LIS, che sia scrittura per ipovedenti o qualsiasi altra utilità che possa inglobare al massimo tutti. Proprio per coniare il termine museo per tutti, bene, questo lo prevederemo. C'è un'altra domanda di Anastasia. Ci sono dati per progetti analoghi in Grecia?
Forse Maurizio ci aiuterà dopo, non so, dati di questo tipo in Grecia, forse qualcosa Oppure serve ce ne per fare. parleranno stesso i relatori greci, diciamo, nel webinar di chiusura, in cui vedremo molte delle loro esperienze, quindi Quindi ci sarà sicuramente l'occasione per vedere, per assolutamente. scambiarci queste buone pratiche. A livello internazionale non l'ho D'accordo. citato, ma c'è sempre Assassin's Creed con Odyssey, perché è tutto ambientato lì, è una cosa pazzesca, io non l'ho fatto vedere, però noi italiani siamo lì, quello è il metaverso, siamo lì a girovagare per quelle vie, magari non prendiamo neanche punteggio, perché stiamo lì increduli a guardarci intorno per quello che è stato ricostruito, bellissimo.